Bella a tutti ragazzi, qui Arcipolla e bentornati in un nuovo episodio di Dying Light. Allora, sbrighiamoci che se nell'ultimo episodio vi ricordavate ciò che era successo, dovevamo sbrigarci ad andare a salvare il culo di Rice, che si era cacciato nei guai. Era andato a far saltare quel coso, nonostante ci aveva promesso di non farlo, alla fine ci è andato lo stesso. Sì, si è già affaticato, coso qui, Crane. Dai, però sei un atleta, cioè è possibile che t'affatichi solo dopo pochi passi. Via dalle palle, te. Ok, vai. Vai qui sopra, magnifico. No, c'è sta lo sputacchione, regà. No, 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 no. Quello se c'è sputa poi è un problema. Perché ci avvelena e ci toglie man mano la vita. Eccone un altro. No, 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 brutto. Superstite morto. Ah, ok. Mi dispiace, ma non ho tempo per pensare anche al superstite. Ok. Eh sì, vabbè. Ah, sali di qui. Aia, aia. Chi è che mi dà le botte da dietro? Vaffanculo. Ecco, infilzati da solo. Dov'è che si trova esattamente? Ah, qui sopra, ok. E oltretutto hanno anche lanciato un rifornimento aereo, da quanto ho capito, perché ho visto l'aereo. E dobbiamo cercare un posto in cui arrampicarci. Ok, qui forse ce la facciamo. Yes. Vai, sali su. Ok. Cerca Rahim sul cavalcavia. Controlla l'ultimo punto di contatto con Rahim. Quindi aspetta. Ah, ok, qua giù. Che Oh, cazzo? merda. Si mette male. Perquisisci i corpi. Ok, questo non è Rahim. Questo neanche, perché Rahim aveva i capelli. Questo non è. Dove cazzo sta, raga? Questo? No, non credo. Rahim, dove diavolo sei? Bracken, sono io. Ho trovato solo cadaveri sul cavalcavia. Non c'è traccia di Rahim. Merda, dai idea di dove potrebbe essere andato. Nope. Gli ho detto di nascondersi nel deposito treni. Trovalo, intesi? Se quel piccolo bastardo è morto. Che quindi negli edifici del deposito dei treni. Te vai via. No, vai giù. Giù. Ok, sfracellate al suolo. E lasciaci il passaggio libero, grazie. Ok, quindi sti treni sono lontani? Ma no, dai, stanno lì. Dunque, noi volendo possiamo fare così? Yes, sì, possiamo farlo. Magnifico. Vedete, raga, i benefici di un gioco col parkour. Che cazzo è? C'è uno zombie in fiamme e un altro tutto sanguinoso che lo guarda. Vabbè. Allora, scendiamo di qui, andiamo di qua. Vedete, fare parkour nella vita reale comunque aiuta anche un po' in questi giochi. Perché ho l'occhio abituato, insomma, a cercare i percorsi. Cerca Rahim. Ok. Ma non voglio dire che sono un pro, però vabbè. Aiuta un pochetto. Entriamo. Ok. Caricamento. C'erano solo cadaveri sul cavalcavia. Forse Rahim è riuscito a scappare. Gli avevo detto di nascondersi nel deposito dei treni, quindi c'è qualche possibilità che si sia salvato. Forza, Rahim. Cerca di non morire. Anche perché sennò poi ci fa il culo, coso. Il capo della torre lì. Come si chiama? Fratelli, cerca Rahim. Apriamo qui. Ok, prendiamo tutto come al solito. Esatto, fatevi sotto, pronti bastardi.
porterò tutti nella tomba insieme a me, venite! Ma che cazzo? Ok, bisogna ripulire il posto. Quanto lagga. Lagga parecchio. L'hai fatte sotto? Yes. Mori. Mori. Cazzo, ma te ancora non sei morto? E vai giù. Oh, perfetto. Stanno tutti a terra. Ok. Che c'è scritto B, usa mimetizzazione. Ah, proviamo un po', ragazzi, la mimetizzazione. L'abilità, vi ricordate? Che schifo, si è spalmato. Ma che schifo, si è spalmato crema di zombie addosso. Ah, mi sa per gli odori. Infatti, se noi andiamo qui non ci dicono un cazzo. Oh sì? No, non ci dicono un cazzo, vedete? Però se poi, ovviamente li attacchiamo, ci dicono qualcosa. Non sono poi così stupidi gli zombie, si sanno difendere. Vabbè. Vai giù, lascia stare Rahim. Yes, a posto. Apriamo. Wow, what the fuck? No, c'è uno sputacchione. No, no, ci ha avvelenato, madonna. Allora, mettiamo le cose in chiaro. La smetti di vomitare o... Ok. Merda. Mori, 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 mori. Ok, sono abbastanza deboli sti cosi. Però c'hanno gli attacchi, ovviamente, a lungo raggio che... sono molto più... come si chiama? Sono molto più efficaci. Crane, non pensavo di farcela. Così ho innescato le bombe. Salteranno tra meno di 5 minuti. Cazzo. Merda, stai sanguinando. Mi sono tagliato. Non è niente. Cazzo, piazza quelle bombe. Non muoverti, hai capito? Io torno subito. Aia. Cazzo, tempo residuo. Piazza le bombe nel nido dei notturni. Vicino al muro ovest. Usa quel tunnel. Ti porterà dritto al nido. Ok, sbrighiamoci, cazzo, sbrighiamoci. Merda. Usa. Sbrigati, sbrigati, Crane. Che schifo, raga, stiamo a nuotare nelle fogne. Speriamo che non ci siano neanche zombie acquatici. Merda. Ma scusa, non erano 5 minuti, qui ce ne stanno solo 3 dei minuti. Dai, sbrigati, sbrigati. Piazza le bombe. Ho capito, ma non lo so se faccio un tempo. Sono tornato in superficie. Vedi quel canale enorme alla tua destra? Passati. Quando arrivi nel palazzo, sali sulla rampa per il piano di sopra. Devi mettere la bomba su una delle grosse colonne di supporto. Cazzo, dobbiamo fare lo slalom tra gli zombie. Merda. No, 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 no. Sti zombie cacacazzi. Oh merda, ok, il gioco sta anche laggando oltretutto. Piazza le bombe qui. Qui le devo piazzare. Ah, ok, qua. Aia, aia. Via, via, via. Via, 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 via. No, 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 merda, merda, merda. Cazzo. Cioè, stavano pure quelli là che si facevano esplode, porca merda. Ok, raga, siamo di nuovo qua. Merda, sono caduto di sotto come un coglione. Sì, dobbiamo evitare di farci esplodere in faccia i bomber lì, o come cazzo si chiamano. Io direi di tirare fuori questa e iniziare a sparare a qualsiasi pezzo di merda che ci si avvicina. Bene, prima è a posto. Merda. Ok, fai attenzione. Cerca delle scale per salire a...
al piano di sopra. Ok. C'è un'altra colonna come la prima. No. No, no, merda, merda. Ecco le scale, ecco le scale, ecco le scale. Eccole, le ho trovate. Ok. No, il piano è questo, quindi dobbiamo andare di qui. Qui non ci si può andare. E stai zitto che attiri gli altri zombie. Ok. Dove dobbiamo passare? Dove dobbiamo passare? Io non l'ho capito. Ah, forse dobbiamo andare di lì. Ecco, te pareva a te. Vai, salta. Ok. Ok, ho capito la strada. Magnifico. Sbrighiamoci, abbiamo meno di un minuto. Oh, che cazzo. Ok, non ci sto a capire un cazzo, perfetto. D'accordo, a posto. Dobbiamo allontanarci adesso? Merda. Hai fatto? Bene. Che cazzo saresti te? Che cazzo sei tu? No. Via, via, via. Scappiamo. Merda, un nuovo tipo di zombie, regà. Cazzo, no, sono troppi, troppi. Ok, ci stavano a seguire pure i notturni, porca merda. Abbandona il nido, sì, vabbè. Dobbiamo riandare nelle fogne? Abbiamo 30 secondi. Yes. Wow. Rahim, ha funzionato. Il tuo piano ha funzionato. Ok. Ricevi? Merda. Wow, abbiamo demolito un palazzo. Che figata. E oltretutto qui perché l'acqua, il livello dell'acqua si è innalzato? Prima era più basso, regà, vi ricordate? Cioè, su sto coso non ci arrivavano. Vabbè. Dunque. Rahim non sta bene. Apri sta porta. Rahim! Sono io! È fatta! Aia, la vedo brutta. Rahim! Avresti dovuto vederlo. È venuto giù tutto il palazzo. Wow. Amico, sono io! Sono te, oddio! Fermo! Cazzo! Quella ferita fra un cazzo di morso! Oh, stupido ragazzino! Incoglionito! Oh, no! Jade! Wow. Crane, mi ricevi? Che sta succedendo? Aia. Bracken. Rahim. Rahim è morto. Cazzo. Torna qui e non dire niente a Jade per ora. Lo so, regà, se l'è cercata pure lui, cazzo, dai. Cioè, ha promesso che non ci andava in quel posto, vabbè. Rahim è morto. Non ci credo. Ora che faccio? Che cosa dirò a Jade? Devo tornare alla torre e pensare a cosa dirle. Già. Bisogna trovare un modo per dirglielo. Il modo meno... meno crudele. Meno... come si dice. Wow, siete troppi. Ok. Trappola luminosa, vabbè. Ma perché mi dà l'avviso di attivare una trappola luminosa di giorno? Cioè, a cosa cazzo mi serve? Dammelo solo quando c'è la notte. Invece no, vabbè. Dettagli, dettagli. Dobbiamo tornare alla torre che sta un pochino lontana. Vediamo un po'. Ah no, no, neanche tanto. Quindi dai, non taglio il video, regà. Vai di qui, che te pareva che cascavo.
Vai, facciamo un po' di parkour come al solito. Chiedo scusa, raga, se il gioco magari può laggare un pochino, può risultare un pochino laggoso, ma non ci posso fare niente. Ogni tanto scende sotto i 20 fps. Purtroppo è un gioco che succhia parecchia memoria. Memoria grafica, intendiamoci. Sì, quindi non ci posso fare niente. Per ora mi devo tenere sto PC. Oh, che cazzo. Ok. Merda. Vai, vai, ok. Buona anche la... molto utile la, l'abilità, il punto abilità che abbiamo preso, che ci fa meno danni se cadiamo da posti alti, insomma. Molto molto utile. Piuttosto, abbiamo altri punti abilità da spendere? Nope. Però fra poco ne avremo uno di sopravvivenza da spendere, quindi meglio così. Che cazzo succede? Ah, c'è una... Ok, liberiamo sto tizio, aiutiamolo. Mori. Yes. Temevo che questo appartamento sarebbe diventato la mia tomba. Sono veramente contento che tu sia arrivato. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Ah, c'è pure l'achievement. Grazie, mi ha dato i soldi e il grado di sopravvivenza della quale vi parlavo prima. Dunque, sopravvivenza, cosa ci possiamo mettere? Impara a creare 4 tipi di granate, impara a usare le trappole di recinzione elettrificata, impara a creare uno scudo. Io, regà, direi lo scudo. Sì, molto molto utile. Puoi prendere la ricompensa dal tuo nascondiglio in qualsiasi rifugio oppure fartela consegnare dal fornitore. Adesso tanto stiamo andando al rifugio, quindi ce la prenderemo direttamente lì. E ok, perfetto, non ti buggare, gioco, grazie. Entriamo di qua e andiamo su. Safe. Ehi, ehi, non così in fretta. Ok, scusa. Zio, mi dovresti dare... lo scudo, eccolo qua. Prendi. Nessuno slot libero, come al solito, vabbè. Cosa possiamo buttarci? Quindi io direi... qual è... quello che possiamo buttarci per prenderci lo scudo? Vabbè, dai, buttiamoci questa. Sì, dai, lascia. E abbiamo tirato in testa al fornitore. Solito fornitore che l'altra volta si stava a guardare i pornazzi, vabbè. Dammi lo scudo, grazie. Ok, gli abbiamo messo la mazza da baseball davanti ai siti porno, così non se li può vedere. Chi è così cretino da infastidire Rice? Non ho idea. C'è parecchio da fare alla torre. Spero che troverai il tempo di dare un'occhiata alla bacheca. Sì, tranquillo. Aspetta. Caffè. Procuragli del caffè per il club dei caffeinomani. Attenzione, ci serve del caffè. Come sapete abbiamo tanto tè da poterci far galleggiare una porta aerea, ma non ne possiamo più di quella brodaglia insipida. La prossima persona che ci dirà che il tè è un eccellente sostituto del caffè ci prenderà si prenderà un pugno sul naso. Lì fuori c'è il caffè, dobbiamo solo trovarlo. Chi porterà il caffè a Toigar sarà ben ricompensato. Il club dei caffè omeni conta su di voi. Okidoki. Ho sentito che alla scuola sono stati massacrati tutti. Vabbè. Andiamo a parlare con Brecken, dai. Questa porta. Ehi, zio. Brecken. Com'è morto? Ho dovuto ucciderlo. Era troppo tardi, si era trasformato. Non ho avuto scelta, lo giuro. Senti, era anche mio amico. Il migliore che avessi qui. Lo so. A volte mi faceva davvero incazzare. Ma gli volevo bene come un fratello. Un altro amico morto. Un altro fratello morto. Mi sono fidato.
Gli avevo dato quegli esplosivi. Cristo, forse se non lo avessi lasciato là, sarebbe ancora vivo. Oh no. Jade! Jade! Aspetta! Jade, maledizione! Dalle del tempo. Deve metabolizzare. Ma che cazzo? Zer! Cazzo! Che cazzo? Non devono portarlo via! Ma cosa succede? Stai uscendo da un rifugio. Ok, ma cosa cazzo sta succedendo? Wow! Che cazzo so tutte ste esplosioni? Porca merda! No, ok, devo trovare un modo per non sfracellarmi le gambe quando scendo. Gli uomini di Raiss stanno venendo a... Merda, merda, il gioco sta laggando parecchio. Ok. Ok. Sono tre uomini di Raiss che ci vogliono... Aia, no, non mi tirate i coltelli. Aspetta, aspetta. Sì, tutto qui. Aia, aia. Mori. Mori. Sta facendo pure notte, cazzo. Mori. Inventario pieno, ok. Qui c'è un altro. Merda, raga, quanto lagga. No, cazzo. Perfetto, dammi le munizioni. Munizioni carabina, perfetto. Aspettate un secondo, perché qui vedo che ci sono anche altre munizioni. Credo. Quindi facciamo così, buttiamo questo liquido infiammabile. Si può lanciare contro i nemici inzuppati di alcol. Sì, oppure buttiamo qualcos'altro. Barra pesante, tanto ne troviamo a centinaia. E prendiamoci la carabina. Ok, quindi così in teoria dovremmo avere più munizioni, credo. Vediamo un po'. Sì, lo so che non è il miglior momento per fare spazio nell'inventario, ma... raramente capitano le armi da fuoco in questo gioco, regà, quindi devo rischiare. Dentro non c'è nessuno, hanno preso Zer e se ne sono andati. Azz. De male in peggio, sta puntata. Trova il dottor Zer, ma dove? Dove lo devo trovare? Cioè, dove lo posso trovare? Non mi dici che me lo devo mettere a cercare in tutta la mappa, cioè. L'arena. Oh merda! Brecken, Zer è stato rapito. Il suo camion è in fiamme. Merda! Vedi cosa succede a fare cazzate con Raiss? Non avreste dovuto colpire quella scuola. Abbiamo avvistato un grosso gruppo di banditi di ritorno alla base di Raiss. Devono aver portato Lizer. Vai là, trovalo e riportalo qui vivo. Capito? Quindi dobbiamo dirigerci lì a salvare Zer. E dirigiamoci lì. Il bello, regà, è che ci dobbiamo recare lì durante la notte. Ovvero con tutti quei mostri notturni che ci rompono le scatole. Il che non è una cosa buona. Oltre ad andare in un luogo pericoloso, dobbiamo andarci attraversando luoghi pericolosi. Ok. Questo episodio sta durando anche parecchio. Non so se chiuderlo qui, regà. Ma sì, dai, io direi di chiuderlo qui.
Lo chiudo qui, dai, così, se, cioè, perché se no, beh, non so parlare. Ok, lo chiudo qui perché se no, veramente dura parecchio. E poi, insomma, so che a voi gli episodi che durano troppo, poi vi annoiano. Quindi io vi ricordo che se vi è piaciuto questo video potete, lasciare un bel mi piace. Commentare qua sotto, insomma, per farmi sapere come al solito se vi sta piacendo questa serie. L'iscrizione al canale è sempre ben accettata. E niente, regà, noi ci becchiamo al prossimo episodio di Dying Light. Bella a tutti, regà.